Si chiama Takeaway, l'operazione antidroga realizzata dai carabinieri dell'Aquila insieme alle compagnie di Avezzano e Teramo, che ha portato a 9 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. L'incontro avveniva solo per il pagamento, dopodiché al cliente veniva svelato il posto dove poteva essere ritirata la droga. Da qui il nome dell'operazione Prendi e Porta Via, Takeaway. Gli arrestati sono 2 aquilani, un uomo e una donna, e 7 albanesi. Sono stati sequestrati nel corso dell'operazione 110 grammi di droga e 4.600 euro provento della vendita. Lo spaccio era concentrato nei paesi dell'Alta Valle del Laterno, le zone quelle di Barete, Pizzoli e Paganica. Le indagini sono cominciate da informazioni fornite da una fonte confidenziale riscontrate con delle intercettazioni e degli appostamenti. Il commercio avveniva con SMS criptici, con la quantità delle dosi richieste indicate con il numero dei puntini finali. L'incontro appunto avveniva solo per il pagamento e dopo si ritirava la roba. Sono stati 40 i carabinieri impegnati in questa operazione. Venivano cedute piccole dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina da smerciare appunto nell'Interland dell'Alto Aterno, quindi parliamo dei comuni di Pizzoli, Barete, Cagnara Miterno, Montereale e Capitignano. Questi piccoli centri appunto venivano infiltrati da questo sodalizio anche nelle piccole frazioni, rendendo ovviamente molto dando molto allarme sociale alla cittadinanza, sostanzialmente, perché in un piccolo centro anche un singolo spaccio desta molta preoccupazione. Ecco, chi erano gli acquirenti e anche gli spacciatori? Dunque, gli spacciatori erano per lo più persone senza un'occupazione stabile, ma vi erano anche degli operai edili, mentre appunto gli acquirenti erano trasversali, dal professionista allo studente e via via tutta la scala, insomma, sociale. Fosse un po' amara su quello che... In occasione dell'uscita sul mercato internazionale del disco Novo Sax, Great Composer for Mimmo, prodotto dalla casa discografica Stellar Records di Stoccolma e sostenuto dalla fondazione Carispac, è stato presentato un progetto più unico che raro nel suo genere, perché raccoglie prime esecuzioni assolute per sassofono soprano scritte da alcuni tra i più grandi compositori italiani per il maestro Mimmo Malandra, sassofonista abruzzese. Per me è una grande soddisfazione innanzitutto, e poi adesso farò dei concerti in giro, andrò a Vienna, presenterò il progetto, farò tante cose. Le difficoltà sono state molteplici, perché comunque c'è uno studio dietro, bisogna lavorare a stretto contatto con tutti i compositori per realizzare qualcosa di buono. Tra i molti compositori che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto ci sono premi Oscar come Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, ma anche artisti e maestri di livello internazionale come Sergio Rendine, il promotore del progetto. Un incontro casuale, un ragazzo che voleva conoscermi ad ogni costo, come succede spesso, l'accoglienza così con un po' di educazione, di forma, poi sento cosa riusciva a fare con lo strumento questo ragazzo, sono rimasto stregato, ho detto no, assolutamente, questo bisogna aiutarlo. Io ho telefonato a tutti i miei amici compositori importanti, quindi i 3 Nobel del cinema, Morricone, Bacalov e Piovani, poi quelli della musica cosiddetta colta, i miei colleghi diretti, Marco Tutino, Lorenzo Ferrero, Giovanni Solli, ma insomma il massimo di italiano che c'è in questo momento. E qualcuno nicchiava, però io ho avuto la forza sempre di fargli sentire come suonava questo ragazzo, e tutti poi sono crollati di fronte alla bravura.
domani un secondo tempo completamente diverso rispetto al primo, forse il tuo gol in apertura ha un po' spianato la strada verso una partita che è complicata anche dal campo, se vogliamo. Sì, sicuramente oggi il campo era impraticabile, dopo i primi 20 minuti non si poteva giocare più e quindi abbiamo fatto fatica. Il secondo tempo abbiamo giocato più all'attacco, sulle respinte, e quindi ci ha favorito un pochettino. Poi il primo gol è venuto proprio su una palla lunga che mi ha favorito, perché gli avversari in velocità erano molto più veloci, quindi siamo contenti perché ci servivano i tre punti e abbiamo fatti, gioco non gioco, serviva quello e siamo tutti contenti. La prima vittoria del 2017, sorpasso sul Vivi Alto Tevere San Sepolcro, adesso si va a Muravera, però per una trasferta la Sardegna non ha portato tanta fortuna all'Avezzano in questa, perlomeno nel girone di andata. Nel girone d'andata no, infatti ci dovremmo rifare e ci rifaremo sicuramente, perché stiamo lavorando bene, con lo spirito giusto, e speriamo di rifarci domenica, perché andremo lì sicuramente per prendere i tre punti.